Buonasera a tutti dal palazzetto del Bione, parquet nuovo per il Bione della Gimar Basket. Ecco che nella terza giornata di campionato divisione B, campionato nazionale girone B, affronta la Trama Rossa Vicenza di coach Orlando. Lecco è reduce dalla brutta sconfitta in quella di Orzinuovi, mentre Vicenza viene dalla sconfitta all'ultimo tiro in casa contro Piacenza. Vediamo quali sono i due quintetti: classico, quello di coach Massimo Meneguzzo, Todeschini, Quartieri, Siberna, Balanzoni e Spera. Invece per Vicenza abbiamo intanto c'è un minuto di silenzio per la morte del giovane giocatore della pallacanestro Trieste, 16 anni. Avevamo un minuto di silenzio per il giovane giocatore della pallacanestro Trieste, scomparso dopo un arresto cardiaco a 16 anni settimana scorsa in quella di Brescia. Dicevamo i due quintetti: Vicenza che parte con il numero 6 Vai, con il numero 8 De Martini, con il numero 32 Andrea Campiello, con il numero 13 Francesco Rizzetto e con il numero 9 Pietro Montanari. Tutto pronto per la palla 2, va ad alzarla l'arbitro e salteranno Spera e Campiello. Il primo possesso era per la Gimar, invece Montanari è rapido su Todeschini a prendere palla e consegnare nelle mani di Daniele De Martini, ultime due stagioni a 100, noi ce lo ricordiamo bene, per i quarti di finale dei playoff della 2015. Intanto Campiello sbaglia l'assist dentro e c'è già Todeschini dall'altra parte per Siberna, poi il recupero di Vai, ma la palla è fuori, ci sarà rimessa laterale dalla linea bianca per la Gimar. Siberna subito sul punto di battuta. Siberna vuole venire a ricevere palla Quartieri, ma la palla finisce nelle mani di Todeschini. Todeschini contro De Martini, palla dall'altra parte per Quartieri, finta il tiro, poi sotto per Balanzoni. Balanzoni contro Campiello, prova a girarsi Balanzoni, va con la mano destra che non è la sua, trova solo il ferro e la tabella. Allora riparte Vicenza con Montanari, palla dentro per Campiello che prova a girarsi, va con il gancio, sbaglia, poi il rimbalzo è di Quartieri, può ripartire. L'ecco, fase confusa del gioco, De Martini prova a dare ordine, palla dentro per Andrea Campiello, numero 32. Sono i primi due punti di giornata, 2-0 per Vicenza dopo un minuto di gioco. Todeschini, palla in mano, possesso della Gimar, allarga per Quartieri che però non riesce a tenere in campo il pallone ed è un'altra palla persa per la Gimar. Inizia a farsi sentire coach Meneguzzo, tanto c'è un problema, l'arbitro va a parlare con il tavolo, c'è un problema di cronometro dei 24 che viene resettato completamente. In campo in questo avvio ci sono entrambi i fratelli Campiello, con il numero 18 Umberto, classe 1985, con il numero 32 Andrea, classe 1987, che è stato il primo marcatore di questa serata. Montanari dalla rimessa subito per De Martini, un passato in Serie A per il numero 8 di Vicenza. Siberna gli ruba palla senza fallo, va Siberna da solo a depositare i primi due punti della Gimar. Aggressivo Siberna su De Martini che voleva un fallo, che però non c'era. Allora Montanari, palla per Umberto Campiello, ancora De Martini, De Martini contro Balanzoni, palla dentro ancora per il più grande dei fratelli Campiello e c'è il fallo di Siberna. Fallo di Siberna, rimessa da fondo campo per Vicenza, primo fallo di squadra per la Gimar quando il cronometro dice 8 minuti e 29 secondi. Intanto Meneguzzo si sgola perché c'è Vai libero. Montanari,
De Martini, sempre lui a ricevere il pallone, ancora fallo di Sibernadel, già il secondo personale per Siberna e Meneguzzo corre subito ai ripari, fuori Siberna, dentro con il numero 4 Michele Peroni. Intanto c'è il numero 15 della trama rossa, Janes Luca, giocatore più esperto, classe 1980, un pivot da 204 cm con passati importanti in Serie A, che si sta scaldando a bordo campo. Intanto Campiello va a depositare altri due punti, questa volta è Umberto, 4-2 per Vicenza, possesso Lecco con Todeschini per Peroni. Quartieri, prova ad andare in penetrazione all'interno dell'area, spera, si ferma, va fuori per Peroni che prova la tripla, solo Ferro, poi Balanzoni lotta sotto canestro, ma il rimbalzo è di Montanari, allora può ripartire De Martini. De Martini contro Todeschini, va fino in fondo De Martini e va a fare una grandissima cosa, 6-2 per Vicenza, 7.50 sul cronometro. Quartieri, Peroni, esce dall'area Peroni, trova Balanzoni fuori, Todeschini avrebbe il tiro da tre da prendersi, va fuori per Spera, va da due Spera, la palla balla sul ferro, poi Balanzoni, 6-4, Balanzoni da sotto. Montanari, partita piacevole, Campiello, palla fuori per Vai, il pick and roll di Campiello, Vai va da solo, palla dentro, l'ultimo tocco è di Quartieri, la rimessa da fondo campo sarà per la trama rossa. Sul punto di battuta lo stesso numero 6, Federico Vai, 2 anni ad Agrigento in A2, quest'anno già in evidenza qua nelle prime due partite a Vicenza. Vai prova proprio la tripla, ma la palla era già uscita e quindi ci sarà rimessa laterale per la Gimar. Peroni sul punto di battuta, Todeschini subito accanto a lui, può ricevere e impostare questo possesso che può portare l'Ecco addirittura al sorpasso, ma la tripla di Quartieri è totalmente fuori asse, non prende nemmeno il ferro. E Meneguzzo ha qualcosa da dirgli. Intanto Campiello, ci sarebbero i 5 secondi da fischiare, che però non vengono fischiati, ma la difesa, il pressing della Gimar è efficiente e il numero 32 Andrea Campiello è costretto a lanciare il pallone nel vuoto. Anzi no, sono stati fischiati i 5 secondi. Sono stati fischiati i 5 secondi, quindi palla regalata da Vicenza a Lecco. Todeschini in battuta. Quartieri, Peroni, si fa vedere Spera fuori dall'area, ma la palla è per Balanzoni nell'angolo, in palleggio, fuori per Todeschini, prova ad andare in penetrazione, Todeschini arresta e tiro, 6-6, classico marchio di fabbrica del capitano della Gimar, maglia numero 9. Intanto De Martini è già dall'altra parte, sventaglia dall'altra parte, un passaggio senza senso e può intervenire quindi Quartieri, prova ad andare in penetrazione, lui va fuori per Todeschini, si prende la tripla, Todeschini, ferro, rimbalzo di Vai, può ripartire Vicenza con De Martini va ad attaccare Peroni, difende Peroni, De Martini però riesce ad andare a canestro, 8-6. In questo avvio l'uomo in più dei veneti, Daniele De Martini. Todeschini attende l'arrivo di Peroni. Peroni contro Vai, palla fuori per Aspera. Di nuovo il consegnato per Peroni, che ora prova ad andare in penetrazione fino in fondo. Sbaglia l'assist per Quartieri. È bravo Montanari ad intervenire con l'ultimo tocco che regala la rimessa dal fondo alla Gimar con 7 secondi sul cronometro da giocare. Peroni va fuori, lunghissimo per Spera, c'è il tocco di Vai, poi Spera è costretto a sventagliare su Todeschini, altro arresto, tiro di Todeschini sulla sirena, 8-5, e il Bione inizia a farsi sentire. Andrea Campiello intanto, fallo di Spera, quando Campiello era spalle a canestro, ed è il terzo fallo di squadra per la Gimar dopo i due di Siberna, quello di Spera, quando siamo quasi alla metà del primo periodo. Vicenza ancora non ha commesso nessun fallo.
e non ha operato nessun cambio. Coach Orlando intanto va in posizione di playmaker contro Todeschini, il blocco di Campiello su Todeschini, poi la stoppata facile di Balanzoni su Vai, può ripartire in transizione Todeschini, fuori per Quartieri da lontanissimo, la tripla, Ferro, poi Todeschini, c'è fallo di De Martini su Todeschini ed è il primo fallo di squadra per Vicenza. Intanto c'è un viene chiamato timeout. Timeout chiamato da coach Orlando, un veterano a livello di basket femminile, chiamato quest'anno per confermare il buon risultato della Vicenza dell'anno scorso, che era sponsorizzata dalla Banca Popolare. Quest'anno il nuovo sponsor Trama Rossa. L'anno scorso Vicenza arrivò settima in classifica alle nostre spalle. Al primo turno incontrò Orzi Nuove dopo un'ottima partita in terra bresciana, dove rischiò addirittura di vincere. Arrivò la sconfitta, che poi fece il paio con quella della settimana successiva, quando Orzi Nuove si impose anche a Vicenza e passò il turno. L'anno scorso i due incontri con Vicenza si risolsero: il primo a favore dei veneti in casa a Vicenza, una vittoria di 3 lunghezze, mentre al ritorno la nostra vittoria fu più larga dopo una partita dai due volti dominata nel primo tempo, poi la rimonta di Vicenza e poi lo strappo finale della Gimar. Intanto si ritorna sul parquet con gli stessi effettivi. Da fondo campo c'è Peroni, palla in mano per la rimessa. Todeschini, Quartieri, Peroni, spera, Quartieri, fuori per Todeschini, bellissima la circolazione di palla, prende solo il ferro da tre, Todeschini, può ripartire Vicenza con De Martini. Campiello, De Martini, De Martini, c'è Rizzetto, prova a sfondare su Quartieri che va a terra e c'è fallo di sfondamento. Bravissimo Quartieri a prendere posizione. 5-10 sul cronometro, perfetta parità al Bione, 8-8. Rimessa laterale per la Gimar con Peroni sul punto di battuta, sempre a fianco a lui Todeschini, pronto a ricevere palla. Todeschini chiama lo schema e porta su palla, supera la linea di centrocampo e se la dovrà vedere ora con De Martini. Palla dentro con il brivido per Balanzoni, spalle a canestro, gran palla dentro di Balanzoni, più che altro grande idea, perché poi Umberto Campiello capisce tutto e recupera il pallone consegnato a De Martini, fuori per Montanari. Campiello, Rizzetto, Rizzetto prova ad andare in penetrazione contro, spera, va Rizzetto e va a mettere dentro il 10-8. Nuovo possesso Gimara, Quartieri, gran palla dentro per Balanzoni che va a fare un canestro molto difficile in condizioni di equilibrio precarie. Jacopo Balanzoni mette dentro i due punti del pareggio. De Martini contro Peroni, Montanari va fuori per Campiello, ancora De Martini, il blocco dell'altro Campiello, Umberto, De Martini, Umberto Campiello prova ad attaccare Balanzoni che va per terra, l'ultimo tocco è del numero 18 vicentino e la rimessa da fondo campo è per la Gimar, ma si intendono l'arbitro e Campiello che si danno il 5. Intanto cambio nelle file di Vicenza, esce il numero 32 Andrea Campiello, esce il numero 15 Luca Janes. Dicevamo prima, si stava scaldando a bordo campo, viene da Cassino l'anno scorso in Serie B, ma ha giocato anche con le maglie di Latina e Trapani in A2. Todeschini, Todeschini va col classico resto e tiro, questa volta c'è il ferro, poi De Martini va a far sbattere la palla sulle gambe di Quartieri per ottenere la rimessa da fondo che verrà battuta da numero 18 Campiello. Non c'è nessuno che si fa vedere, poi arriva Montanari che porta su palla, Todeschini resta in pressing, De Martini, De Martini chiama lo schema, sempre Todeschini su di lui, De Martini allora va su Campiello, palla dentro per Janes, Balanzoni prova a contrastarlo, sempre Janes, Janes e Balanzoni, Janes va fuori per Umberto Campiello che si prende il tiro da due, ferro, rimbalzo di Peroni, può ripartire Lecco in transizione con Todeschini,
Spera, ancora non è andato a segno Spera, uno dei migliori nelle prime due partite della stagione. Todeschini va fuori per Quartieri, si prende la tripla Quartieri, ancora Ferro, 0 su 3 per il numero 18 della Gimar. Montanari, De Martini, tanto si preparano due cambi, uno per Lecco e uno per Vicenza. Janes, Campiello, Montanari, De Martini, va lui con la resta e tiro, tabellata, rimbalzo di Balanzoni, riparte Todeschini già dall'altra parte, Quartieri in post basso, va fuori per Spera, ancora dentro per Quartieri, avrebbe potuto provare il tiro Spera, ma allora Peroni, Todeschini prova a ricominciare Lecco, Todeschini fuori per Spera, Spera palla dentro per Balanzoni, azione troppo elaborata senza andare al tiro, che era quello che chiedeva Meneguzzo, e allora Montanari dall'altra parte con la tripla, Ferro, rimbalzo di Janes su Spera, poi c'è fallo di Spera su Janes ed è il secondo personale per il numero 19 della Gimar. C'è un doppio cambio, fuori Umberto Campiello, dentro il fratello Andrea, e fuori Montanari e dentro Nicola Boaro, doppio cambio anche per la Gimar, fuori Spera, fuori Quartieri, dentro Brambilla, dentro Urbani. Rimessa da fondo affidata alle mani di Francesco Rizzetto, classe 1994, 196 centimetri, l'anno scorso a Caorle in C-Gold. Boaro, palla per Rizzetto che però la perde subito, la rimessa laterale per la Gimar con il neo entrato Luca Brambilla sul punto di battuta, subito il consegnato per Todeschini, ancora Brambilla, Peroni si prende la tripla, Peroni tabella e poi solo Ferro, niente retina. Allora dall'altra parte De Martini in transizione Vicenza, Boaro, Boaro in post basso verso Janes, Janes contro Balazzoni che prova a contenerlo, Janes allora va col gancio, Ferro poi la palla rimane lì in qualche modo, c'è il fallo di Rizzetto su Balazzoni ed è il terzo fallo di squadra per Vicenza contro i 4 della Gimar. C'è un altro cambio per Lecco, Meneguzzo toglie Peroni e manda sul parquet Carlo Fumagalli. Fumagalli da fondo, Todeschini, ancora Fumagalli in posizione di playmaker, il numero 2, settore giovanile Olimpia. Todeschini agirà da guardia. Brambilla, Brambilla prova a circumnavigare Rizzetto, Fumagalli va fuori poi per Todeschini che prova una cosa difficilissima e poi è costretto a fare fallo su Boaro. Intanto un altro cambio nelle file vicentine, esce il numero 13, Francesco Rizzetto rientra sul parquet Federico Vai e andrà in lunetta, il fallo di Todeschini costa due liberi, 1:24 sul cronometro, 10-10, perfetta parità, tantissimi errori da una parte e dall'altra, in lunetta Boaro che va col primo, 11-10 scusate per Vicenza, va col secondo Boaro, fa solo 1 su 2, poi va Brambilla a rimbalzo, forse un fallo di Boaro, ma può ripartire Lecco con il possesso orchestrato da Todeschini. Urbani aspetta l'arrivo di Brambilla, Brambilla va in penetrazione, rischia di perdere palla, poi la perde e allora riparte Vicenza con Boaro. Balanzoni gli sbarra la strada, recupera Fumagalli che va fino in fondo, Carlo Fumagalli, canestro e fallo, grandissima azione del numero 2 della Gimar che avrà il tiro libero aggiuntivo, 12-11, sorpasso, è la prima volta che Lecco supera Vicenza. Intanto esce Todeschini, entra Quartieri, una guardia pura per coach Meneguzzo sul parquet. Fumagalli playmaker con il tiro libero aggiuntivo per chiudere il gioco da tre. Va Fumagalli,
sbaglia il libero, poi va Urbani a rimbalzo, ma non riesce a bloccare la palla, perché l'ultimo tocco, secondo l'arbitro, è quello del numero 15. Campiello, da fondo, per De Martini. Campiello, De Martini. De Martini punta quartieri, lo salta secco, poi c'è Fumagalli a difendere benissimo e può ripartire il classe 96 della Gimar. Palla per Brambilla, poi fuori per quartieri che si prende il tiro da due, lo sbaglia, poi si lotta sotto canestro, ma qui la Gimar doveva sfruttare meglio l'occasione. Ancora una volta un contropiede rapidissimo orchestrato da Fumagalli. Campiello intanto per Boaro, poi Campiello si prova a far vedere a centro area, c'è il fallo di Campiello su Brambilla ed è una chiamata arbitrale giustissima, perché stava tenendo la maglia di Brambilla ancora prima che arrivasse il pallone nella loro zona, e quindi il fallo in attacco di Vicenza, che però non porta ai tiri dalla lunetta. 18 secondi, 17, 16, 15, ultimo possesso del periodo. Fumagalli, palla in mano. Brambilla, ancora Fumagalli, deve andare al tiro ora. La Gimar perde palla, Fumagalli, ma la recupera subito, deve tirare sulla sirena, prende solo il ferro e va in archivio il primo periodo, 12 a 11 per la Gimar. Tutto pronto per l'inizio del secondo periodo di gioco. Dopo 10 minuti la Gimar conduce su Vicenza di una sola lunghezza, 12 a 11, sorpasso avvenuto grazie al canestro in contropiede di Carlo Fumagalli, che nell'occasione ha subito anche fallo ma non è riuscito a chiudere il gioco da tre. La Gimar ha ottenuto il suo primo vantaggio della partita e ora si ripresenta in campo sempre con Fumagalli, quartieri, Brambilla, Urbani e Balanzoni. Dall'altra parte risponde Vicenza con De Martini, vai Montanari, Campiello, Andrea e Janes. Il roster vicentino è sicuramente più corto di quello della Gimar, perché si considerano il numero 7 Rigon e il numero 10 Oboe. Oboe è un 2000, Rigon è, pensate un po', un 2000 e uno, difficilmente prenderanno parte alla gara. Intanto Urbani può prendersi la tripla, non prende neanche il ferro, ma sotto canestro va quartieri, fuori per Brambilla, fuori ancora per Balanzoni, Fumagalli, allora gran palla dentro per Brambilla che va al tiro sulla sirena, trova solo il ferro, poi mette ordine Montanari, riparte la trama rossa con De Martini, palla in mano, Campiello, ancora De Martini in post basso verso Janes, Janes contro Balanzoni, fanno sportellate due, poi c'è Urbani lì, sbaglia tutto Janes, vorrebbe un fallo che però non c'è, e poi invece c'è il fallo di Montanari su Fumagalli ed è il primo fallo del periodo per la trama rossa. Rimessa laterale per la Gimar con Brambilla sul punto di battuta, palla Fumagalli che può condurre il possesso, si fa vedere quartieri, riceve, poi c'è Brambilla, palla per lui, Balanzoni, Fumagalli, Fumagalli prova ad attaccare De Martini, va fuori per Balanzoni, Urbani si prende un'altra tripla, ancora ferro da tre, non va, così come Orzinuovi, Lecco continua a non segnare dall'arco, ma da tre non ha segnato nemmeno Vicenza. Campiello, palla dentro per Vai che prova ad andare in penetrazione, ci sarebbe forse fallo di Brambilla che non viene fischiato, poi Balanzoni contro Janes, ancora Janes che si gira, la stoppata di Balanzoni, poi Janes ancora solo ferro, poi c'è Campiello, Campiello su di lui, il raddoppio di quartieri Urbani, Vai allora prova a sparare la tripla che con la tabella entra e c'è il controsorpasso vicentino, 14 a 12, 8 e 17 sul cronometro nel corso del secondo periodo. Palla di Fumagalli dentro per quartieri che la perde per un attimo, va fuori per Urbani, Brambilla in pick and roll di Urbani che poi si allarga nell'angolo, Brambilla va fino in fondo, è bravissimo ad aprire per quartieri che da tre
non segna ancora e allora riparte Vicenza con De Martini. Intanto si preparano Peroni e Spera. Rimbalzo di Balanzoni sulla testa di Montanari e riparte Lecco con Fumagalli. Brambilla prova ad attaccare lui, il canestro si ferma subito, torna fuori per Fumagalli che chiama lo schema, Urbani va centro aria, Fumagalli arresto e tiro solo tabella e allora il rimbalzo è comodo nelle braccia di Janes. Riparte Vicenza con De Martini e Fumagalli. De Martini aspetta l'arrivo di Vai, palla dentro, bravissimo Quartieri a rubare palla e involarsi a canestro. Quartieri per il pareggio, 14-14, 7 sul cronometro. De Martino, ci sarebbe Montanari da solo a centro area, ma aspetta troppo il playmaker di Vicenza, allora prova ad entrare, c'è il fallo di Quartieri ed è il primo di squadra per la Gimar ed è anche il primo personale per Quartieri. Intanto triplo cambio, fuori Urbani, fuori Fumagalli, fuori Quartieri, dentro Todeschini, Spera e Peroni. 6-55, perfetta parità, 14-14, si continua a segnare pochissimo. Campiello, Montanari gioca in pick and roll con Campiello ma deve uscire per l'altro fratello Andrea che va in arresto e tiro, ferro poi bravissimo Brambilla a rimbalzo e poi subito l'errore con la palla velenosa per Todeschini. Vai per poco, non intercetta e va a canestro. Todeschini, Meneguzzo chiama velocità nel possesso, Peroni, Balanzoni prova ad attaccare lui, Andrea Campiello, l'ultimo tocco è del numero 32 in maglia rossa e la rimessa da fondo campo è per Lecco. Da fondo va Brambilla a incaricarsi della battuta, intanto Meneguzzo decide di gettare nella mischia Dario Piva, fuori Balanzoni, dentro Piva e ora Spera giocherà da 5. Piva da 4 presumibilmente. Brambilla, Peroni, Todeschini, palla per ancora Brambilla, Todeschini gli crea lo spazio, Spera va dall'altra parte per Peroni da 3. Michele Peroni, la prima tripla della serata è del numero 4 ex Stella Azzurra Viterbo. Intanto De Martini è già dall'altra parte, fino in fondo De Martini mette dentro il 16° punto della sua squadra, 17 sono quelli di Lecco, 6 sul cronometro nel corso del secondo periodo. Todeschini Spera si prende il tiro da 2, sbaglia Spera, ferro poi rimessa da fondo per Vicenza. Campiello per De Martini che è veramente l'uomo in più in campo per Vicenza, si avvicina già alla doppia cifra. Andrea Campiello va verso Umberto in post basso contro Piva, poi il tiro da 2 di Vai, solo ferro, riparte Lecco con Todeschini fuori per Peroni. Piva potrebbe prendersi la tripla, ci pensa solo, poi Todeschini fa una grandissima cosa, un grandissimo assist per Spera, ci sarebbe fallo che non viene fischiato ma Spera riesce a segnare lo stesso, il 19-16, siamo a metà del secondo periodo, rischia infrazione Vicenza di campo con Vai palla dentro per Montanari che poi perde palla, l'ultimo tocco è il suo. La rimessa da fondo è per la Gimar, intanto c'è un cambio, rientra sul parquet Boaro ed esce De Martini. Sarà importante per coach Orlando cercare di preservare le energie del suo uomo migliore, numero 8, Daniele De Martini.
Todeschini intanto in possesso per Lecco, arriva Spera a fare blocco su Montanari, allora Todeschini entra dentro, palla per Piva, gran palla dentro per Spera, buona l'idea ma non l'esecuzione, quindi la rimessa da fondo per Vicenza, va Umberto Campiello sul punto di battuta. Vai, porta su lui palla. Vai Todeschini, Boaro, Montanari, tanto pronto a rientrare Siberna, gran palla dentro di Montanari per Boaro che poi va a tirare un po' a casaccio, cioè il fallo inutile di Brambilla che regala due liberi a Vicenza, 4:21 sul cronometro, 19:16 per Lecco, esce Brambilla, rientra Siberna, due liberi per Boaro che è l'unico ad essere andato in lunetta per Vicenza, 1-2 prima. Boaro va col primo e sbaglia, per Lecco solo un libero invece, quello aggiuntivo dopo il fallo, dopo il canestro e fallo subito da Fumagalli in chiusura di primo periodo. Intanto Boaro sbaglia anche il secondo, 0-2, ma c'è un fallo ed è il secondo della Gimar, c'è un cambio, fuori Piva, dentro Balanzoni. Montanari da fondo campo per vai, prova subito il tiro mancino, c'è un altro fallo, questa volta è del numero 18 Umberto Campiello su Balanzoni ed è il secondo fallo di squadra per Vicenza, il primo personale di Campiello. Siberna va in arresto e tiro pulito, Giacomo Siberna per il 21-16, 5 punti di vantaggio più 5 per la Gimar, ma Vicenza è ancora lì. Boaro fa tutto da solo, scambia palla con Campiello che mette dentro il 21-18. Todeschini, intanto De Martini sul cubo dei cambi, chiama difesa ai suoi, Todeschini il consegnato per Peroni, prova a farsi sentire il Bione, Spera, Balanzoni, Todeschini, 7 secondi sul cronometro dei 24, fallo di Montanari del terzo di squadra per Vicenza. Orlando intanto prepara un doppio cambio, dentro Janes e De Martini, fuori Montanari e Umberto Campiello. Siberna dalla linea laterale, Todeschini prova ad andare in penetrazione, va fuori per Peroni, fuori per Siberna che si prende la tripla da lontano. Siberna, 5 punti consecutivi e Lecco va sul più 6, 24-18, 3 sul cronometro. La scossa di Giacomo Siberna dopo un avvio un po' così e così con due falli commessi che hanno costretto Meneguzzo a toglierlo per inserire Peroni. Intanto è il canestro di Andrea Campiello per il 24-20. Todeschini, Spera, Peroni, palla per Spera, il piazzato di Gaetano Spera sull'assist di Peroni, 26-20. De Martini contro Peroni, Boaro e Siberna, Campiello contro Spera, prova ad andare spalle a canestro, prova a girarsi col gancio, rimbalzo poi di Balanzoni che riesce anche a tenere la palla in campo e riparte Todeschini con la Siberna, potrebbe prendersi la tripla, non se la prende subito, aspetta quel tantino in più, ma poi va con un altro canestro, 3-3 al tiro, 7 punti consecutivi per Siberna, più 8 per Lecco, timeout forzato per coach Orlando quando sul cronometro ci sono 2 minuti e 14 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Lo strappo di Lecco dopo il sorpasso sul finire del primo periodo col contropiede di Fumagalli
e poi lo strappo ora con i 7 punti consecutivi per l'ala piccola Giacomo Siberna, classe 1996, scudettato l'anno scorso con l'Under 20 di Cantù e top scorer della Gimar nella prima giornata di campionato contro Corta Volpino con 24 punti. Tutto pronto per il rientro delle squadre sul parquet. Lecco riparte con gli stessi 5, Todeschini, Peroni, Siberna, Balanzoni e Spera. Risponde Coach Orlando con De Martini, vai, Boaro come piccoli e poi Yanes e Andrea Campiello a lottare sotto canestro. Boaro porta su lui palla contro Peroni, molto aggressivo, poi arriva anche Todeschini, De Martini. De Martini vuole andare fino in fondo, c'è Balanzoni che lo contiene, solo ferro per De Martini, Spera rimbalzo, riparte Lecco con Todeschini, Spera, palla fuori per Peroni, Todeschini da due, Todeschini, e il vantaggio è in doppia cifra, 30-20, 1-40 all'intervallo. Boaro, De Martini, vai, vai, prova a sgusciare via a Peroni che ha un osso duro, poi vai, va a sbattere su Balanzoni, poi c'è il fallo di Balanzoni su Yanes, vai, resta a terra per una botta alla nuca, nulla di grave, comunque ci saranno i due liberi per il numero 15 vicentino Luca Yanes. Tanto si rialza, vai, gli applausi sportivi del Bione. Due liberi per Yanes. Tutto pronto con il primo per il numero 15. Vai Yanes col primo, va a segno. 30-21. Va col secondo e va a segno anche con questo, 2 su 2, 30-22, meno 8 per Vicenza dopo i due liberi di Yanes, Todeschini, Peroni, il blocco di Balanzoni che poi reclama palla, Peroni va fuori per Todeschini, infrazione di passi e Meneguzzo si infuria per questa persa regalata, palla a Vicenza. Boaro, De Martini, Yanes, palla dentro per De Martini, tocco è di Peroni l'ultimo, quindi rimessa da fondo per la trama rossa con Vai che si tocca ancora il collo per la botta ricevuta prima. Vai va subito su Campiello, De Martini ancora, Siberna prova a non farlo passare, c'è il blocco di Yanes, ancora Andrea Campiello salta netto, Spera poi va fino in fondo, trova solo il ferro e c'è il fallo di Balanzoni, c'è proprio cambio, esce Spera, secondo fallo intanto personale per Balanzoni, esce Spera e dentro Urbani, 54 sul cronometro. Campiello in lunetta, va col primo e va a segno, 30-23, prova a ricucire Vicenza. Va col secondo e va a segno, 2 su 2, tanto pressing altissimo di Vicenza, Peroni, Todeschini, blocco di Urbani, Balanzoni. Peroni pensa per un attimo al tiro da tre, poi ne fa saltare due, poi va a segno. Bravissimo Michele Peroni in questa
circostanza fatto saltare netto Andrea Campiello per poi depositare in fondo alla retina il nuovo più 8, 32-24 Boaro. De Martini. De Martini va in penetrazione contro Urbani e mette dentro il 32-26. Vicenza è lì a meno 6 dopo il più 10 con i 7 punti consecutivi di Siberna. Intanto Balanzoni, viene fischiato fallo a Balanzoni. Fischiato fallo a Balanzoni dopo un errore in palleggio. Ed è il terzo personale per Balanzoni, che ne potrà spendere solo uno e siamo a metà partita, mancano 3 secondi all'intervallo e Vicenza dovrà andare al tiro molto rapidamente. Esce proprio Balanzoni ed entra Brambilla. Yanes, Campiello perde subito palla, è passato solo un secondo e Vicenza la regala a Lecco, che ora avrà 2 secondi per provare il tiro immediato. Brambilla sul punto di battuta, palla subito per Siberna che va con un tiro molto difficile e va in archivio anche dal secondo periodo, 32-26 per Lecco. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questa terza giornata di campionato nazionale Divisione B, Girone B, Gimar Basket Lecco 32, Tramarossa Vicenza 26 dopo il primo tempo e i primi 20 minuti di gioco. Meneguzzo riparte con Todeschini, Quartieri, Siberna, Urbani e Spera. Risponde Coach Orlando con l'infaticabile De Martini, migliore in campo per la Tramarossa. Vai Montanari, Andrea Campiello e Yannes. Primo possesso del terzo periodo per Vicenza con il numero 9 Pietro Montanari, classe 91, l'anno scorso ad Arzignano, sul punto di battuta. Tutto pronto per l'inizio. Montanari, vai Yannes. De Martini, palla in mano per il primo possesso del terzo periodo targato Vicenza. Montanari va fuori per De Martini. De Martini fino in fondo su Spera, fa un gran canestro per il 32-28, meno 4 Vicenza. Todeschini, Spera, Quartieri. Quartieri prova ad aprirsi l'occasione per il tiro, ma poi va fuori per Urbani. Todeschini spera da due, ferro, poi va Urbani a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Vai e la rimessa da fondo campo è per la Gimar con 14 secondi sul cronometro dei 24 da giocare. Siberna da fondo, si fa vedere Quartieri ed è proprio il numero 18 che va a ricevere la sventagliata per Todeschini, la palla dentro ancora per Siberna che si crea l'occasione per un tiro da tre un po' forzato, ferro, poi rimbalzo di Montanari, riparte Vicenza con De Martini. Campiello, ancora De Martini, Yannes, Yannes contro Spera, Yannes in palleggio, Yannes in allontanamento, ferro, tocco l'ultimo di Quartieri, rimessa da fondo per la Tramarossa in zona d'attacco, 14 da giocare. De Martini, l'assist comodo per Montanari, Spera se l'era perso in marcatura e il 4-0 di Vicenza riporta sotto i veneti sul 32-30. Intanto Meneguzzo pensa subito a Peroni, Quartieri da due, quarto punto personale per Quartieri e Lecco risponde subito con un bel canestro del numero 18 ex pallacanestro Aurora Desio. Montanari,
cioè De Martini fuori dall'arco, Montanari preferisce andare in posta basso verso Giannis, ancora il consegnato di Campiello per Giannis, il primo tiro è sbagliato, il sul secondo c'è il fallo di Spera e dovrebbe essere il terzo personale di Spera, cioè subito cambio nelle file lecchesi, fuori Siberna, dentro Peroni, 8 e 16 sul cronometro nel corso del terzo periodo, 34 a 30 per Lecco. Intanto De Martini trova un Pertugio, però c'è Peroni a recuperare palla e può ripartire Lecco con Todeschini. Peroni Spera va con l'arresto di tiro, oggi non entra nulla a Spera, era entrato tutto contro Costa Volpino, 7 su 7 dal campo. Giannis, poi vai l'attacco di Vicenza in post basso ancora verso Giannis, Giannis contro Spera, prova a far valere il fisico, ci riesce il numero 15, 34-32, Vicenza torna a contatto e Meneguzzo prepara il cambio con Balanzoni, Urbani, Quartieri va fuori ancora per Urbani, potrebbe tirare ma la rigioca ancora su Quartieri, poi Quartieri va fuori ancora per Urbani, si prende il tiro, solo Ferro, rimbalzo di Vai e riparte la trama rossa dall'altra parte già con Montanari che va con il reverse per il pareggio, parziale di 8-2 per Vicenza e Meneguzzo è obbligato a chiamare time out. Partita benissimo Vicenza dopo il 4-0 in avvio, il canestro poi di Quartieri e poi altri 4 punti per il parziale di 8-2 che permette a Vicenza di rientrare totalmente in partita e agguantare il pareggio a quota 34, 7 e 10 sul cronometro. Time out forzato da parte di coach Massimo Meneguzzo e ora le due squadre ascoltano le indicazioni dei loro coach, ma dal tavolo sono già pronti a fischiare per far ritornare le squadre sul parquet, così sono gli arbitri ad andare a chiamare le due compagini e tutto è pronto per riprendere il gioco da fondo campo dopo il canestro di Montanari. Fuori Urbani, intanto dentro Balanzoni, Vicenza resta così com'è. Todeschini, Quartieri, Peroni, Peroni prova a andare in penetrazione, si ferma subito, scarica su Spera, Balanzoni, Todeschini arriva, Balanzoni aspetta, poi lo serve, Todeschini contro De Martini, prova la tripla immediata, Todeschini! 37-34, grandissima la tripla di Davide Todeschini in faccia a De Martini. Ancora ora l'attacco di Vicenza con De Martini che rischia di perdere palla sul consegnato per Campiello, poi prova la tripla De Martini, non è il suo punto forte, poi si scontrano De Martini e Montanari, la palla era finita a Quartieri ma i due avevano pestato la linea di laterale e quindi c'è rimessa laterale per Lecco. Quartieri sul punto di battuta, Todeschini sempre De Martini su di lui, poi c'è il blocco di Balanzoni, Todeschini apre per Spera che è sul perimetro, Todeschini arresto e tiro, Todeschini 5 punti consecutivi, 39-34 per Lecco, parziale di 5-0 dopo quello di 8-2 di Vicenza in avvio di terzo periodo e Lecco è sul più 5 quando siamo a 5-55 sul cronometro. De Martini va fuori per Montanari, va a terra per niente Quartieri e poi c'è l'appoggio facile di Andrea Campiello al tabellone, 39-36 sempre Lecco
in vantaggio. Spera. Fuori ancora Todeschini, si prende un'altra tripla, questa volta Ferro, poi rimbalzo offensivo, Balanzoni, fallo di Giannis, primo fallo di squadra per Vicenza nel terzo periodo ed è il primo fallo anche personale per il lungo ex Cassino. Da fondo campo quindi va Quartieri sul punto di battuta. Balanzoni, Balanzoni prova a attaccare subito il canestro, gran palla dentro di Balanzoni per Quartieri, che poi un assist perfetto per Peroni, che viene però bloccato proprio al momento del tiro. Allora può ripartire in transizione Vicenza con De Martini, velocissimo, prova ad attaccare, va fuori per Vai, la tripla mancina del numero 6 ed è la seconda tripla di serata per Vai, e c'è anche il nuovo pareggio vicentino sul 39-39 quando siamo a metà del terzo periodo. Spera, Todeschi. Spera, va a prendere posizione in mezzo all'area. Peroni, Todeschini allarga per Quartieri, gran palla dentro per Spera, che poi deve palleggiare e sbaglia tutto perché De Martini recupera il non look per Vai, infrazione di passi del numero 6 Federico Vai. Cambio ancora nelle file della Gimar, fuori Spera, dentro Emanuele Urbani, un altro nuovo arrivo, l'ultimo in ordine temporale per la Gimar. Todeschini, Quartieri, Todeschini va dall'altra parte dove c'è Quartieri, che si prende la tripla immediata, due volte Ferro, poi rimbalzo offensivo Urbani che va a canestro ma trova solo il Ferro, e allora il rimbalzo è vicentino. Montanari, Vai, De Martini, Montanari, Campiello, Montanari, Montanari va ad attaccare Balanzoni, è più veloce, poi gli sfugge il pallone, va con un altro reverse, è il secondo della serata, Pietro Montanari, 41-39, torna in vantaggio a Vicenza dopo essere stata sotto di 10 punti sul 30-20 del secondo periodo. Palla sbagliata di Balanzoni, Vai può andare da solo a canestro e sbaglia il più facile degli appoggi in contropiede, e allora c'è il possesso per la Gimar. Peroni per Todeschini, pensa alla tripla, poi fa saltare Montanari e va da due col classico arresto e tiro, pareggio della Gimar, 3-33 sul cronometro. Meneguzzo manda sul cubo dei cambi Fumagalli, Montanari, Andrea Campiello, ancora De Martini, De Martini prova ad attaccare Urbani, va fuori per Montanari, dentro per Campiello, va Balanzoni su di lui, Campiello non riesce ad andare a canestro, allora la palla è lì, si lotta, piede di Giannis e quindi palla recuperata per la Gimar, fuori Peroni, dentro Fumagalli. Rimessa da fondo per Lecco con Todeschini, Fumagalli, Quartieri, Todeschini, arresto e tiro di Todeschini, Ferro, poi Fumagalli, arriva Vai per ultimo, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia rossa. Poi Fumagalli invece, no, la rimessa resta per la Gimar. Orlando protesta con l'arbitro, però dice di aver visto lui l'ultimo tocco di Vai, e allora si riprende con la rimessa di Fumagalli. Urbani, Quartieri, ancora Fumagalli, prova ad attaccare Campiello, si ferma, torna fuori dall'area dove c'è Quartieri, c'è Todeschini largo a destra, Quartieri, grandissima palla per Jacopo Balanzoni che da sotto mette dentro il nuovo vantaggio per la Gimar, 43
41, 2.40 sul cronometro. De Martini, Campiello, ancora De Martini, palla dentro per Campiello contro Balanzoni. Campiello va a canestro. Todeschini, Fumagalli, Todeschini, quartieri, 43 pari. Todeschini allarga per Fumagalli, va in post basso verso Balanzoni, c'è anche Urbani a centro area. Balanzoni prova ad andare da solo, rimbalzo offensivo di Urbani, c'è fallo di Montanari. Balanzoni chiama l'antisportivo, ma è fallo semplice e Urbani andrà in lunetta. Fuori, anzi no, Todeschini chiamato a rapporto da Meneguzzo. Terzo, è il terzo fallo di Montanari, potrà spenderne solo un altro. Ottima la sua prestazione. Intanto entra sul parquet, entrano Rizzetto e Umberto Campiello. Fuori Montanari e Iannes. Due tiri liberi in lunetta per Urbani, che può sbloccarsi segnando i suoi primi punti della stagione. È andato a secco sia contro Costa Volpino sia contro Ortinovi. Va col primo Urbani, doppio ferro, e c'è l'errore del numero 15, Trieftino, ex Palermo e Trapani. Va col secondo Urbani, va a segno col secondo, 1-2, 44-43 per Lecco. Tanto Fumagalli aggressivo su De Martini, 12 anni di differenza tra i due. Rizzetto aspetta De Martini, ma poi è costretto a scaricare su Vai. Vai, palla dentro per Andrea Campiello. Todeschini gli ruba palla, ma c'è fallo. E l'arbitro indica anche i due tiri liberi, perché era in fase di terzo tempo Andrea Campiello. Fallo discutibile, chiamata arbitrale discutibile questa. Due liberi per Vicenza, 1:55 al suono della terza sirena. Fa col primo Campiello e va a segno, parità assoluta, si procede punto a punto in questo terzo periodo dopo il parziale di 8-2 di Vicenza. Lecco ha messo il 5-0 con Todeschini protagonista, prima da 3 poi da 2, e ora il nuovo sorpasso invece di Vicenza con il 2-2 di Andrea Campiello. Todeschini dall'altra parte, quartieri, gran palla dentro per Balanzoni, forse con un fallo. Balanzoni è costretto ad uscire, allora Urbani da 2, Urbani 46-45. Tanto De Martini va a terra e l'arbitro è costretto a fermare il gioco. 1:32 ancora da giocare, 46-45. Urbani si è sbloccato non solo dalla lunetta ma anche al tiro. Intanto c'è un cambio per Vicenza, è proprio entrerà il classe 2000 Francesco Oboe, già nel giro della prima squadra l'anno scorso, settore giovanile Vicenza, un playmaker puro. Entra al posto di De Martini, il più giovane in campo, solo 16 anni per Oboe, 192 centimetri per il playmaker di Vicenza. Intanto si riparte con la rimessa da fondo per i veneti, con Campiello sul punto di battuta, caricato di portare su palla sarà, vedremo ora chi, tra Vai e Oboe. Campiello si fa vedere subito Oboe, ma poi la palla è per Vai, lui in posizione di playmaker, palla dentro per Rizzetto che va fuori per Oboe, salta subito Urbani, la palla fuori per Campiello, poi a rimbalzo va Todeschini, c'è fallo di Umberto Campiello, è il terzo di squadra per Lecco. Bravo Todeschini a rimbalzo questa volta. Secondo fallo per Umberto Campiello. Todeschini da fondo, Fumagalli, possesso Lecco, quartieri, Urbani, Fumagalli, allarga per Todeschini, la stoppata di Andrea Campiello, la palla era già uscita, quindi inutile il tentativo di far battere la palla sul corpo di Todeschini per il numero 32 di Vicenza, rimessa dalla linea laterale per la Gimar.
Tanto l'arbitro chiede di asciugare la palla. Si riprenderà il gioco con la rimessa. Todeschini. Posizione d'attacco, la Gimar. Todeschini si fa vedere subito Fumagalli. Fumagalli contro Obre. Todeschini in post basso verso Balanzoni, ma c'è l'infrazione di piede di Campiello. Un minuto ancora da giocare nel corso del terzo periodo. Todeschini lobba per Fumagalli, poi Todeschini prova ad entrare, la palla per Quartieri, ma recupera bene, vai che lancia Oboe, che però non riesce a controllare il pallone in corsa. E quindi palla persa, Lecco subito la persa di Vicenza. E riparte ora la Gimar con Todeschini, ancora Fumagalli, prova ad andare in penetrazione, va fuori per Todeschini, si prende la tripla, Todeschini! Si prende la tripla e la mette a segno. 49 a 45 più 4 Lecco. Oboe, Campiello, Rizzetto prova ad andare fino in fondo e ce la fa. 49 a 47, ultimo possesso. Dalla panchina di Vicenza si urla difesa. 18 secondi, 17, 16 Fumagalli, Quartieri, 14 secondi ancora Fumagalli, Quartieri, fuori per Urbani, poi perde palla forse subendo un fallo, recupera però il pallone, Quartieri tira da lontanissimo, doppio ferro, rimbalzo poi di Campiello e suona la terza sirena. 49 a 47 per la Gimar. Tutto pronto per l'inizio degli ultimi 10 minuti di gara. 49 a 47 per la Gimar sul parquet con Fumagalli, Todeschini, Quartieri, Urbani e Balanzoni. Vicenza risponde con Oboe, vai, Rizzetto, Andrea Campiello e Umberto Campiello, i due fratelli sotto canestro. Primo possesso dell'ultimo periodo sarà per la Gimar con Quartieri già pronto sul punto di battute, pronto a ricevere palla. Fumagalli, ed è proprio così, primo possesso dell'ultimo periodo orchestrato da Fumagalli. Todeschini, Quartieri, Balanzoni perde subito palla, allora può ripartire il giovanissimo Oboe contro Todeschini, si ferma Campiello da due, pareggio vicentino. 49-49. Fumagalli, Todeschini, Fumagalli ha lo spazio per il tiro, ci rinuncia perché vuole andare in penetrazione, sbatte contro il muro rosso della trama rossa e commette anche infrazione di passi. Meneguzzo decide di toglierlo subito, dentro Peroni. Campiello da fondo, vai Campiello, vai ancora, possesso Vicenza, fallo di Andrea Campiello su Todeschini. Si riparte con la rimessa laterale di Peroni, Todeschini. Peroni, ormai ogni secondo che passa, ogni possesso diventa sempre più importante. Todeschini, ancora da tre. Todeschini, 52-49. Oboe ora, possesso Vicenza. Campiello, aspetta, vai. Lo scarico, ma Peroni è bravissimo a recuperare, poi c'è lotta a centro area, la freccia dà ragione a Vicenza. Il possesso sarà per la trama rossa, doppio cambio intanto
per Coach Orlando, dentro De Martini, dentro Giannis, fuori Oboe, fuori Andrea Campiello. E intanto si prepara anche Spera. Fuori Urbani, dentro Spera. Tanto il cronometro dice 24 secondi, Meneguzzo chiede il perché all'arbitro. Si chiariscono i due. Rizzetto da fondo, De Martini. De Martini prova ad aggredire l'area, poi va in post basso verso Umberto Campiello che si gira con l'aggancio, rimbalzo poi di Balanzoni, riparte l'eco con Todeschini, gran palla dentro per Aspera che ancora non ha segnato in questa partita. Peroni, Balanzoni, Quartieri da tre, Quartieri da tre, si sblocca il numero 18, 55-49 più 6 l'eco dopo il pareggio in avvio di periodo di Vicenza sul 49-49, il 6-0 con le triple di Todeschini e Quartieri che si è sbloccato dall'arco dopo Costa Volpino e Orzinuovi. 55-49 per l'eco, 8-18 sul cronometro. Un ultimo periodo ancora tutto da vivere, partita apertissima davvero, condotta quasi sempre punto a punto tranne in quello strappo sul più 10 con i 7 punti consecutivi di Siberna nel secondo periodo sul 30-20, poi la rimonta di Vicenza e la partita che è andata avanti sempre punto a punto con distacchi massimi per l'eco di 5-6 punti. Comunque l'eco è sempre stata avanti più minuti rispetto a Vicenza in questa partita. Ora il possesso con vai per la tramarossa di Coach Orlando, vai contro Todeschini, prova a sfondare, scarica su Giannis, Giannis contro Balanzoni, non deve far fallo Balanzoni, Giannis va fuori per vai che prova subito da tre e mette dentro la sua terza tripla di giornata, che risponde subito alla doppie triple di Todeschini e Quartieri. Todeschini, Balanzoni, Quartieri, gran palla dentro per Spera che va a trovare la sua prima retina di partita. 57-52. De Martini, De Martini prova ad accelerare i ritmi, De Martini contro Peroni, ancora De Martini, c'è il blocco poi di Umberto Campiello che riceve fuori dall'arco dei 6-75, Rizzetto perde palla, allora riparte la Gimara con Peroni, Quartieri, ancora Peroni, Todeschini, arriva Spera, poi Balanzoni riceve ma perde palla, la recupera, allora Todeschini al refto e tiro solo ferro, poi va addirittura a rimbalzo Todeschini, tiene in campo il pallone, extra possesso per la Gimara, Quartieri chiama lo schema, poi si prende la tripla, Quartieri ancora lui, 60-52 più 8, Quartieri si è sbloccato dall'arco del 6-75 con due triple consecutive, vai più 8 l'eco e ora deve esserci lo strappo decisivo per portare la partita sui giusti binari. Giannis sotto canestro, c'è Todeschini, mismatch positivo per il vicentino che però sbaglia e può ripartire l'eco con Todeschini, ancora Quartieri, si prende un'altra tripla, non prende neanche il ferro, arriva Peroni, l'ultimo tocco è suo. Ha voluto un po' esagerare Quartieri a prendersi questo tiro e c'è il time out di Coach Orlando che si gioca anche il secondo minuto. 60-52 più 8 per l'eco su
Vicenza decisive, la tripla di Todeschini e le due triple consecutive di Daniele Quartieri, che si è sbloccato dall'arco dei 6,75. Vai, ha provato a rispondere, ma poi Vicenza è finita sul meno 8. La partita comunque è ancora aperta, c'è ancora molto moltissimo da giocare, 6 minuti e 09 sul cronometro, e si deve rientrare ora sul parquet. Vediamo con quali effettivi. Lecco riparte con Todeschini, Quartieri, Peroni, Spera e Balanzoni. Risponde Coach Orlando con De Martini, vai i Campiello, Janes e Montanari. Umberto Campiello, proprio lui, da fondo campo per De Martini, che spinge il primo possesso dopo il timeout di Vicenza. De Martini, Montanari, vai, vai, supera netto Quartieri, poi prova una cosa difficilissima, recupera Quartieri e può uscire Lecco. Il no look di Quartieri su Todeschini, ma non si intendono i due. E c'è la persa per Lecco. Tanto rientra Andrea Campiello, fuori vai, aggiunge peso sotto canestro Orlando. Esce Quartieri, entra Siverna. De Martini, Campiello, Montanari. Palla dentro e c'è il fallo in attacco di Andrea Campiello su Siverna. 5:30 sul cronometro, sempre 60-52 per Lecco su Vicenza. Peroni da fondo campo, pronto a ricevere. Todeschini come al solito, pulito il parquet, nuovo parquet, lo ricordiamo, per la Gimar, che prima giornata in casa ha dovuto disputarla sul neutro, chiamiamolo così, di Costa Masnaga. È arrivata la vittoria per 94-62 contro Costa Volpino. Peroni, Spera, Siberna, Todeschini. Va per terra intanto Montanari, Balanzoni si prende un tiro da tre, solo ferro, poi sbraccia Siberna a centro aria, ma Vicenza è già dall'altra parte con De Martini che fa tutto da solo, viene bloccato, può ripartire Lecco con Siberna che va a subire fallo e ci saranno due liberi. C'era Spera che poteva ricevere palla e mettere dentro. Che poi ha qualcosa da dire con Peroni, ma si capiscono subito i due, due liberi intanto per Siberna, numero 13 della Gimar. Ed è il quarto fallo personale di Montanari. Siberna dalla lunetta va col primo e va a segno. 61-52 più 9 Lecco. Va col secondo Siberna e va dentro anche questo, 2 su 2. Nuovo vantaggio in doppia cifra dopo il 30-20 del secondo periodo. E ancora Siberna a segnalare un altro vantaggio in doppia cifra. Questa volta 62-52 ed è ancora più importante perché al termine della partita mancano meno di 5 minuti. Campiello, Montanari si prende la tripla, va a segno Montanari, 62-55, Vicenza è viva. Todeschini, possesso importante questo per la Gimar. Peroni, Siberna, Siberna cerca di andare fuori per Spera che però non arriva sul pallone.
Allora possesso per Vicenza, che può rientrare in gara ancora di più con questo possesso. De Martini, Campiello, pensa alla tripla, poi va contro Balanzoni, lascia la mano per il tiro da due. Ferro, rimbalzo di Janes, che subisce anche fallo ed è il primo però della Gimar nel corso di questo periodo, mentre sono già tre quelli fatti da Vicenza. Da fondo campo Montanari, uno dei più positivi, anzi no, Andrea De Martini, il migliore per Vicenza. Nelle file della Gimar bene Todeschini, Quartieri, Balanzoni e Siberna. Si è sbloccato anche Urbani con tre punti, un libero e un canestro da due dal campo. De Martini si fa vedere, Montanari che riceve subito, Siberna su di lui, Campiello, gran palla dentro per Montanari che prova ad andare a canestro. Il rimbalzo è per la Gimar, allora parte in contropiede Todeschini che dà a Peroni il più facile dei canestri. 64-55, più 9 Lecco, 3 minuti e mezzo alla fine della partita. De Martini fa tutto da solo, alza la parabola, rimbalzo poi di Balanzoni che tiene palla in campo, Todeschini, riparte la Gimar. Peroni, Siberna, si prende la tripla Siberna, solo Ferro, poi la mano di Spera, il tap out per Todeschini che chiama l'arrivo di Balanzoni, poi va ancora su Siberna, a centroaria c'è Spera a cui però sfugge dalle mani la palla, e allora Vicenza con Montanari, il fallo di Todeschini, non c'è anche canestro, c'è solo fallo, ci saranno due liberi, tre minuti giusti alla fine della partita, 64-55 per Lecco, un fallo di squadra per la Gimar, tre per la Tramarossa. Intanto doppio cambio, anzi no, c'è time out chiamato da coach Massimo Meneguzzo. Si riprenderà con due liberi a favore della Tramarossa, in lunetta andrà Montanari. Tanto Meneguzzo spiega ai suoi come gestire il risultato ora che mancano tre minuti e Lecco è avanti di 7 punti, anzi no, perché questo canestro è valido, è stato dato il canestro, quindi ci sarà il tiro libero aggiuntivo per Montanari, quindi Vicenza può andare addirittura sul meno 6 e rientrare in gara. Quindi canestro valido quello di Montanari, un canestro tra l'altro molto difficile, andato a sbattere contro l'intera difesa della Gimar ed è riuscito a andare a scuotere la retina. Si rientra sul parquet, Lecco riparte con Todeschini, Peroni, Quartieri esterni, mentre nel pitturato Spera e Balanzoni. Risponde coach Orlando con sul perimetro De Martini, Boaro, Montanari e sotto le plance i due fratelli Campiello, Andrea e Umberto. Tiro libero aggiuntivo per Montanari. Vediamo se riesce a chiudere il gioco da tre punti. Va Montanari con la tiro ed è il 64-58. Todeschini più 6, 2:55 sul cronometro. Quartieri, Todeschini, piede di De Martini, infrazione di piede del numero 8 della Tramarossa, rimessa laterale, 14 sul cronometro dei 24 per chiudere l'azione per Lecco. Quartieri, Peroni, Todeschini, Spera potrebbe tirare da tre, rinuncia al tiro, va Quartieri contro Campiello e va a perdere palla. E c'è un altro time out chiamato da coach Meneguzzo che si va a giocare il secondo minuto di richiamo subito dopo essersi giocato il primo.
2:41 sul cronometro, 64:58 per la Gimar, fase un po' confusa del match, inizia a farsi sentire la stanchezza. Diciamo che hanno prevalso le difese sugli attacchi quando mancano 3 minuti scarsi alla fine. Solo 58 punti per Vicenza, solo 64 per la Gimar. Vedremo come andrà a finire. Tutto pronto per l'ingresso delle squadre ancora nuovamente sul parquet. Vicenza che riparte con gli stessi 5 e la Gimar uguale. Da fondo campo Umberto Campiello, palla in mano per il possesso Tramarossa, che diventa a questo punto fondamentale per mettere pressione all'Eco. Boaro contro Peroni, poi c'è subito il blocco di Campiello. Allora Boaro può andare fino in fondo, da palla a Campiello che sbaglia, ferro, rimbalzo di Peroni, e ora l'Eco può anche rallentare, non deve per forza di cose andare a mille. Peroni, Balanzoni, palla dentro per Spera, da due Spera mette dentro il 66-58, più 8 l'Eco. Montanari, e ora è importante questa difesa con Campiello che sbaglia e c'è infrazione di campo sulla pressione di Peroni, e la rimessa dalla linea laterale sarà per la Gimar. Mancano 2 minuti e 5 secondi alla fine, si prepara a rientrare Rianes, aumenta il tonnellaggio sotto canestro Orlando, fuori Umberto Campiello, dentro Rianes. Quartieri, Todeschini, ancora Quartieri, pensa alla tripla, poi capisce che è meglio far passare i secondi e allora torna su Todeschini, ancora Quartieri, ancora Todeschini, Spera chiama il pick and roll ma Todeschini continua in palleggio. 9 secondi alla fine, lo scarico per Peroni che si prende la tripla che può ammazzare la partita. 69-58, più 11 l'Eco, 1 minuto e 37 secondi da giocare. Montanari va a prendersi il fallo e i due liberi che possono tenere Vicenza agganciata alla partita. 1:37 alla fine, la tripla di Peroni può significare tanto, può aver messo una pietra sopra questa partita, ma c'è ancora 1 minuto e mezzo abbondante da giocare. 2 tiri liberi per Vicenza, va Montanari col primo e va a segno. 69-59, va Montanari anche col secondo, va a segno anche con questo. Meno 9 per Vicenza. Campiello intanto si lamenta. Todeschini, Quartieri, Quartieri allarga per Peroni. Todeschini, 1:28 da giocare, 14 secondi sul cronometro dei 24. Todeschini va andare a canestro, ora l'Eco. Quartieri si prende la tripla, ferro, poi a rimbalzo va Peroni, rimbalzo offensivo del numero 4 della Gimar, extra possesso per l'Eco. Todeschini, Todeschini va lui da 3, ferro, rimbalzo e ancora di Todeschini, no, solo per un attimo, poi ci va Boaro, poi lotta da terra Spera e allora Campiello può aprire, inizia l'ultimo minuto. De Martini, non bisogna fare fallo ora ragazzi, recupera Quartieri, c'è fallo antisportivo che va a chiudere la partita. Ci saranno i due liberi per Quartieri e poi il possesso per la Gimar. Benissimo, Quartieri nel secondo tempo con le triple e poi questo fallo antisportivo che dice, mette la parola fine sulla partita. Primo libero messo a segno da Quartieri che va anche col secondo. 2-2, 71-60, più 11, possesso l'Eco. Peroni, Todeschini, Todeschini contro De Martini, 45 secondi alla fine,
Speroni, allarga Perra, spera, torna fuori Perra, Todeschini, palla dentro Perra, Balanzoni, forse c'è un fallo, ma Balanzoni va a segnare lo stesso. 30 secondi alla fine, Quartieri va a recuperare palla su Boaro, fuori per Peroni, e il Bione può iniziare ad applaudire perché Lecco va a cogliere altri due punti in classifica, diventano 4 ed è la seconda vittoria in casa. Spera va da 2, Todeschini da sotto, serve ancora palla a Balanzoni, c'è il fallo di Campiello a 15 secondi dalla fine. Meneguzzo decide di mettere in campo Fumagalli, che entrerà al posto di Todeschini, applaudito dalla Bione. Grande prestazione del capitano della Gimar. Due liberi per Balanzoni. Va col primo Balanzoni e va a segno, 74-60, sono punti che pesano per un'eventuale differenza a reti, dato che anche Vicenza è una delle squadre più attrezzate per stare nella prima metà di classifica. 74-60, 10 secondi alla fine, Peroni difende ancora su De Martini, Fumagalli difende su Vai. Vai, palla dentro per Campiello, poi per Rizzetto che sbaglia da sotto, rimbalzo di Spera e finisce la partita. 75-60 per la Gimar, 4 punti classifica, resta ferma 2 Vicenza.